Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio rilassarmi un po' insieme a voi e fare un video tag che ho visto sul canale di Consigli Smart. Vi lascio giù in info box il link per andare a vedere anche il suo canale. Questo tag si intitola "Che cosa ne penso di YouTube?", quindi mi piace tantissimo perché posso parlare un po' di YouTube. Questa volta sono un pochino più moderna perché ho il tablet anziché il solito blocchetto di carta per andare a vedere le domande. Partiamo subito con la prima. YouTube in generale viene utilizzato in modo giusto secondo te? Io credo che ci sia chi lo utilizza in modo giusto e chi non lo utilizza magari nel modo giusto, però bisogna vedere che cosa si intende per modo giusto, cosa significa, può significare tante cose, quello che è giusto per me magari non è giusto per un altro e viceversa. Quindi io credo che tutti i canali che sono su YouTube e ai quali viene permesso di pubblicare video rispettano comunque le regole della community, perché se non fosse così verrebbero comunque cancellati da YouTube stesso. Quindi diciamo che tutti lo utilizzano nel modo giusto, se intendiamo per giusto rispettare le regole. Poi bisogna vedere cosa ognuno intende per utilizzo giusto o sbagliato di YouTube. Diciamo che ci sono dei video meno educativi, dei video più educativi, però insomma ognuno lo utilizza come vuole. Io credo che se una persona rispetta le regole, poi alla fine può fare i video che vuole, i video che gli piacciono, e non siamo comunque costretti a guardare tutti i canali e tutti i video esistenti. Sta a noi scegliere cosa ci piace guardare e cosa no. Pregi e difetti di YouTube. Un pregio sicuramente la possibilità di trovare su YouTube un sacco di materiale che può essere utile, può essere divertente, può essere di formazione, quindi davvero ci sono tantissimi canali che vanno a toccare tanti temi diversi, tanti argomenti diversi e quindi è una piattaforma molto vasta dove davvero si può trovare di tutto. Anche semplicemente per ascoltare un po' di musica, quindi è un pregio di YouTube il fatto di essere così tanto vasto e di offrire così tante cose. Un difetto, secondo me, è che forse non c'è troppa selezione sui video che vengono indicizzati meglio di altri, quindi a volte si ritrovano milioni di visualizzazioni sotto il video di qualcuno che fa vedere magari il suo gatto che gioca con una pallina da tennis e poi magari c'è un video molto più interessante che rimane nascosto e quindi non lo trova poi nessuno e non è visualizzato. Quindi diciamo che a livello di indicizzazione dei video forse YouTube dovrebbe lavorare un po' meglio e cercare di premiare i contenuti più meritevoli, perché comunque a volte ci sono dei video che sono, diciamo, non troppo di spessore, diciamo così, eppure hanno milioni, milioni, milioni di visualizzazioni. Quindi questo è un criterio che secondo me andrebbe un po' rivisto proprio dal punto di vista tecnico. Poi ci sono sicuramente altri pregi e altri difetti, ma voglio citarne solo due per non dilungarmi troppo, perché questo è un discorso che sarebbe veramente ampio, perché parlare dei pregi e difetti di YouTube ci vorrebbe veramente una mezza giornata, perché sono tanti, sia in un senso che nell'altro. Però insomma ne ho scelto due, tanto per dirvi quello che secondo me è un pregio e un difetto di YouTube. Poi ripeto, ce ne sono anche tanti altri, sia come pregi che come difetti. Immagina di poter girare un video con un'altra o un altro YouTuber, che domanda faresti? Io immagino di poter girare un video con un grande YouTuber, quindi qualcuno che ha dei grandi numeri e che ha molto successo, che ha tanti iscritti e che ha tante visualizzazioni, e gli chiederei di dare qualche suggerimento per ottenere successo. Quindi gli chiederei come hanno fatto, come sono partiti e come sono arrivati a questi grandi numeri. Non tanto perché io aspiri ad arrivare ai cosiddetti grandi numeri, perché comunque per arrivare tanto in alto ci vuole anche tanto tempo e ci vogliono anche tante risorse. Quindi per me è un hobby e rimane un hobby e sono contentissima così. Tuttavia è una mia curiosità, è sempre stata una mia curiosità capire come uno YouTuber che parte da solo e che comincia a fare dei video poi arriva ad avere un successo veramente grande, fare proprio tanti iscritti, tante visualizzazioni, magari a fare proprio del canale YouTube il suo lavoro principale. È una curiosità perché comunque a me interessa anche capire quali sono un po' le dinamiche di certe cose, quindi sicuramente gli chiederei quello. È giusto secondo te aiutarsi e collaborare a prescindere dalla notorietà del canale?
Sì, secondo me è una cosa carina, una cosa giusta, utile, poi può anche far stringere delle amicizie. Io l'ho fatto fino a poco tempo fa, finché è esistito il gruppo Facebook The Colors of YouTube, io ho collaborato con loro, quindi tutti i mesi facevamo un video insieme, ognuno faceva ovviamente il suo video, però l'argomento veniva scelto insieme e riproposto da tutti i partecipanti, quindi era una cosa che mi piaceva. Se però per collaborazione intendiamo il classico iscritto ricambi, quello a me piace poco. Sinceramente io ho cominciato ad ignorare un po' questi commenti iscritto ricambi perché io credo che iscriversi ad un canale sia una cosa bella e utile se a noi interessa quel canale, ma andare a fare numero, iscriversi a un canale che tanto non guarderò mai, a me non sembra che abbia tanto senso. Non è una critica, ognuno fa quello che vuole, per carità, però personalmente andare sotto i video degli altri a dire che mi sono iscritta, se ricambiano, non mi piace granché, ecco, quindi io personalmente non lo faccio. Cosa ti piacerebbe fare sul tuo canale che ancora non hai fatto? Diciamo che per adesso tutto quello che mi sarebbe piaciuto fare l'ho fatto. Se voi andate a vedere la home del mio canale, vi renderete conto di quanti argomenti diversi ci sono sul mio canale. Questo è proprio dimostrazione del fatto che quando mi viene un'idea e mi piacerebbe realizzarla, poi di solito la realizzo. Anzi, ci sono un sacco di cose che credo e sono convinta mi verranno in mente col tempo e che probabilmente vedrete spuntare come funghi sul mio canale. Quindi io sono una persona che quando ha un'idea, se riesco a realizzarla, poi la metto anche su YouTube. Quindi per adesso sono soddisfatta così. È giusto secondo te seguire la propria linea o è meglio adattarsi al movimento di YouTube anche se non ti rispecchia? No, ragazzi, questo è proprio sbagliato secondo me. Seguire il movimento di YouTube solo perché è la moda del momento, ma sono cose che poi voi non sentite, credo che sia controproducente, anche perché quando si fa qualcosa e non si crede in quello che si fa, le persone se ne accorgono e poi non vi seguono. Almeno questa è la mia opinione. Io credo che sia meglio seguire la propria linea, la propria personalità, i propri gusti, i propri interessi, le proprie passioni. Credo che questo ripaghi poi sia su YouTube che nella vita. Ma in generale io sono una persona che segue la propria linea e non si adatta alla moda del momento nemmeno nella vita reale. Quindi se non lo faccio nella vita reale, figuriamoci se mi metto a farlo su YouTube. Quindi no, su questo proprio non sono d'accordo. Andiamo avanti con le domande. Cos'è YouTube per te? Descrivilo con una o più parole. Per me YouTube è un passatempo, una passione, un hobby, però devo dire che è anche stato un modo per me per uscire da un momento molto nero della mia esistenza, perché YouTube mi ha proprio salvata, mi ha ridato il sorriso in un momento in cui io il sorriso l'avevo perso. Quindi è un hobby, è un passatempo, è una passione, ma è anche qualcosa che ha un grande valore perché mi ha ridato il sorriso che avevo perduto. Quindi questo sicuramente vale più di qualsiasi cosa. Vorresti che fosse YouTube? Ma io devo dire la verità, non è che mi sto a preoccupare tanto di com'è YouTube, di come vorrei che fosse. Ci sono tante persone che dicono che YouTube non gli piace più perché sono cambiate delle cose, perché ci sono canali di un certo tipo. Io sinceramente vado un po' avanti per la mia strada. Io metto su YouTube quello che mi piace, a me diverte fare video, mi diverte condividerli e per me questo è sufficiente. Io sono contenta di essere su YouTube. A me piace anche così com'è, è una passione, mi diverte fare video, mi piace condividerli, quindi io sinceramente non me la sento di mettermi a criticare YouTube. Io so che è pieno di persone e di canali che criticano YouTube. Sicuramente ognuno ha le sue ragioni. Io le rispetto tutte assolutamente, però personalmente non mi sentirete criticare troppo YouTube perché per me va bene anche così, per il mio scopo personale va bene anche così. Nel momento in cui YouTube non mi piacerà più, probabilmente mi toglierò e non avrò più il canale, ma finché io resto su YouTube, ci resto perché tutto sommato mi può anche andare bene così. Quindi, insomma, questa è la mia visione, probabilmente non condivisa da tanti, ma è la mia personale opinione. Scegli tu una domanda da aggiungere a questo tag. Io potrei aggiungere quali sono le tipologie di video che non ti piacciono.
Personalmente non mi piacciono i video che riguardano i gatti, i cani, tutti quei video in cui si vede il cane che gioca, il gatto che gioca, sinceramente proprio non mi piacciono e non li guardo. Non mi piacciono neanche i video in cui si vede la gente che mangia, non ne capisco neanche tanto il senso, però sembra che siano super visualizzati, ma sinceramente a me non piacciono. E poi non mi piacciono neanche quei video in cui si vedono i ragazzi che giocano con il computer, quindi i giochi del computer. Quelli capisco il senso che possono avere, capisco che per gli appassionati sono una tipologia di video bella e ricercata, però personalmente non è che mi interessa tanto, quindi non è che mi piacciono tanto e non li guardo, però ne capisco comunque il senso. Mentre i video di animali o i video in cui vedete una persona che mangia, quelli sinceramente non li capisco, però se voi ne avete capito il senso, vi prego spiegatemelo perché mi illuminerete. Ultima domanda: chi pensi che vorrebbe dire la sua su questo tag? Io penso che chiunque abbia un canale YouTube potrebbe voler dire la sua su questo tag, quindi di conseguenza siete tutti taggati. Mi piacerebbe vedere che cosa ne pensano più canali possibile, perché comunque è un argomento, secondo me, per noi YouTuber abbastanza interessante. Comunque, io vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.